Adesso c'è una sorpresa, un video da un artista che non è nel campo musicale e ci teneva a mandare un messaggio vocale su Abruzzo Dai. Adesso lo vediamo. Far venire penora sola, lo tempo è bello di la contentezza. Quando paziavamo a vola vola e ti copre di bacio e di carezze. E vola, 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 e vola, vola un pavone nero. Se ti lo cuore buone, fammi già provare. E vola, 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 e vola un pavone. Se ti lo cuore buone, fammi già provare. Vado per spegnare un fazzoletto. Sono state condannate di baciarti. Tu ti sei fatta roccia e mi si dette di inginocchiarmi. Di inginocchiarmi prima d'abbracciarmi. Non va già a pizzichille, nemmeno le buone gare. Come il fiore nasce a primavera, l'amore nasce da la cittadinanza. Marie, se bevo bene, a come ieri. Non me le va, sto sogno disperato, questa speranza, sta speranza. Ciao a tutti! Grazie, grazie, grazie. Dai Abruzzo! Bisogna dirlo!
bisogna dirlo, perché noi per tanto tempo abbiamo avuto anche queste ultime problematiche, ma per tanto tempo abbiamo avuto anche le nostre problematiche legate al fatto che nessuno ci conosce. Quando andiamo in giro dice: dov'è? Pescara, vicino a Roma, non lo sa nessuno, non ci conosce nessuno. Questa è una cosa che ci dà fastidio, ci ha dato sempre fastidio da anni, da secoli, insomma, che noi siamo una regione molto importante, e io ho cercato di capire, ma non ci conoscono perché veramente non ci conoscono, o non ci conoscono perché noi siamo talmente fregni che facciamo invidia, per cui la gente ci mette da parte per non farci venire fuori? Ecco, allora, io ho fatto uno studio molto attento e ho capito che siamo importanti, sì, perché se la Toscana è stata la culla della lingua italiana, l'Abruzzo è stata la culla di tutte le lingue del mondo, avete capito bene? Grazie a noi il mondo parla, se non era per noi il mondo taceva, la Torre di Babele stava ortona, mo ci hanno fatto fare, ma da lì siamo partiti, cioè tutte le cose belle sono partite dall'Abruzzo, tutte le persone, cioè il mondo parla così grazie a noi, la lingua araba deriva dall'abruzzese, perché anticamente passavano degli arabi che sentivano due abruzzesi che dicevano: se dobbiamo scendere scendiamo, se dobbiamo scendere scendiamo, cioè se manca la calema, se manca la calema, è arabo. Cioè, dove vai? Vai Allah, Allah, ci ho fatto anche il Dio, no? Attenda che la curva, abbahada sa curva, è arabo. La lingua cinese deriva dall'abruzzese, tieniteli tutti tu, Giuliano, ti, e si dice, no? Straccione, cincio, si dice, no? Tu ci manghi, tu ci aminga, di sti aminghe, famosissima, no? La lingua giapponese deriva dall'abruzzese, mi tossisci addosso, ma toschengol, si dice, Tutte le lingue derivano dall'abruzzese, la lingua tedesca, così complicata, deriva dall'abruzzese. A chi metti lo sgambetto? A Kchung, si dice, no? Che vai dicendo? Che takund, jabol, yavol, yavol la pace, yavol, si dice. Per non, per esempio, la lingua spagnola, tutta la spagnola, se uno dice, per esempio, lo spagnolo deriva dall'abruzzese, lello, vedo di andare, olè, e vedo da dai, si dice. La lingua francese deriva dall'abruzzese. Guido, oggi insalata senza olio non la voglio, all'oletta prutino, oui le fuoi senza oui, oui. Francese, si dice così. No, veramente, ci hanno fregato tutto, anche gli inglesi ci hanno rubato tutto, già dal numero uno, come si dice uno in inglese, lo sapete, one. Come dice quest'anno in abruzzese? One. Quest'anno mi cambio la macchina, one, mi cambio la macchina. Arrivi a proposito in inglese, you came a scope, giochiamo a scope, lo diciamo anche noi. Cambiare in auto, autobus in inglese, change in bus, panno bagnato, change in motel, si dice signore libero, free sir, padel, frisso, facciamo la frissore, cioè, uno dice, oh, però voi mi potete dire, scusa Olivieri, ma tu stai facendo le assonanze, ma se tu sostieni che l'abruzzese non è un dialetto ma è una lingua, ce lo devi dimostrare, perché la lingua ha delle regole grammaticali, e noi le regole grammaticali ce le abbiamo, puntuali, anche superiori all'italiano. L'italiano c'ha due ausiliari, essere, avere, nutrem, quattro, essere, avere, stare e tenere, siamo più precisi. Mica noi diciamo, rappresentiamo anche l'urgenza di bere. Ma io ho portato una piccola lavagna per far capire che noi abbiamo una grammatica molto bella e molto complicata. Vediamo, i verbi difettivi, per esempio. Ecco, vedere, per esempio, si dice vede, non vedere, jalusk. Vedi come cambia proprio il modo anche di parlare? Oppure il passato del modo del verbo andare, iei, tu yeste si io, noi em, voi esti si iei, ne pensate come parliamo. Il passato del modo del verbo giocare, iukei, tu yukiste si yuko, noi yukem, voi yukeste, yes, UK, Obama ci sarà fregato, yes, UK, ci ha fatto la campagna elettorale, ma che stiamo scherzando? È la terza persona plurale del passato, non del verbo giocare. Grazie. Il congiuntivo. Il modo congiuntivo in abruzzese si declina in zero da hoc prima del verbo. Per esempio, egli facesse, hoc facesse. Egli se lo mangiasse, hoc se le magnesse. Egli se ne andasse, hoc se ne esse. Egli se lo ammazzasse, hoc se lo scupesse, yes. Egli se lo bagnasse, hoc se ne munnesse, yes. Che si dice? L'imperativo, se noi prendiamo un verbo, accomodarsi, allocarsi, l'imperativo sarà allocatus, allocesse, allocamicinu, allocatevus, allocnisse. Pensate. Le vocali in abruzzese prendono la vado a fare la spesa, la e o, vai a fare la spesa, la regola, così, in modo particolare. La regola della B, tutte le parole che iniziano per B in abruzzese, una regola, prendono la V, la bocca, la voc, la barba, la varv, la breccia, il bov, l'uvov. Attenzione, quando è mutuo luogo prende la M, bocca, vocca, in bocca, moc, assort. Ma che stiamo scherzando? Ma noi siamo veramente a un certo livello, noi siamo l'Abruzzo, dai Abruzzo! Molti dal nord ci prendono in giro, e cazzo, siete terroni, e cazzo, non fate un cazzo, o tasta calma, maestro.
Noi sembra che non facciamo niente, noi facciamo tutto prima perché non perdiamo tempo a parlare. A Milano già se devono salutare ci mettono tempo. Uè, ciao Giovanni, come va? Tutto bene? Gesù, non gnasti, un sei veloce. Come gna? Che tu possa essere ucciso, che tu possa essere sci, veloce, la chiappiamo subito, capito? Che lei non venga, che lei non knock a ci ving si dice. Ma noi siamo talmente veloci nel parlare che siamo gli unici al mondo che riusciamo a parlare con le sillabe. Non ci credete? Ecco qua. Scusa, come hai detto? Ah? Ehi, come ti permetti? Oh. Oppure, che brutta figura. Oppure, dai, vediamo se è da dire. Di. Oppure, come dici tu? Confermo. Oppure, chi io? Oppure quest'altra. Vieni subito. Vi. Oppure, ma va, non ci credo. Sì. Oppure quest'altra. Ma tu guarda che tipo. Neve. Io farei un applauso a questo Abruzzo bistrattato e bisessuale, questo Abruzzo messo da parte, questo Abruzzo che mi ha dato i Natali, le Pasqua, i Santo Stefani. Dal nord ci arrivano accuse molto precise, ci dicono sempre: voi fate il turismo ruffiano. Guarda che se c'è qualcuno che fa il turismo ruffiano in Italia è una zona particolare, quella della Romagna, sì, della costa romagnola, perché non è possibile. Loro hanno fatto questo studio, hanno detto: siccome il turista, soprattutto in questi tempi, si vuole sentire al sicuro quando va in vacanza, si vuole sentire protetto, cioè, e quindi praticamente loro, secondo me, hanno fatto uno studio molto attento, per cui hanno concentrato una serie di cittadine sulla costa romagnola che ti ispirano di andare lì. Perché non è possibile che quando tu dalle Marche entri nell'Emilia Romagna, appena entri che ci sta Bellaria, senti che nome turistico, vai più avanti, sta Miramare, Riccione, ti aspetti uno bello riccio, le femmine a cucire, capito? Poi sta Cattolica, tutte le suore, le prete, Papa Francesco, tutte là vanno, capito? In Abruzzo no, in Abruzzo noi si vede che siamo stati ingazzati negli anni, la storia ce lo dimostra, soprattutto molte volte quando ci hanno preso in giro, che ci dicono sempre: l'abruzzese forte e gentile, poi ci hanno messo a club post, è una debole sospettosa, è perché mica siamo stupidi noi, eh? E probabilmente prima di noi, negli anni, nei secoli, qualcuno si è incazzato tanto con gli altri, per cui ha detto: vabbò, tu da venire qua, che da fa, ad andare dentro la regione a me, dove fa lo bagno, entri dentro lo mare in linguine, no. Quindi noi abbiamo cospasso i confini di nomi inquietanti affinché solo chi ci ama e ci conosce ci viene a trovare. Gli altri stanno paura, salvano la casa. Ecco perché quando uno entra in Abruzzo dal Lazio, appena entri ci sta, tagliacozzo. Ehi! Vai più avanti, sta scanno, frattura, forca di penne, mozza grogne, bomba, schiave d'Abruzzo, controguerra, torni in bar, rapino. E che cazzo è? Lo paese dell'Isis. Grazie a tutti! Grazie, dai Abruzzo! Grazie! Grazie! Mi è sembrato di aver visto un Vincenzo Olivieri! Sì, grazie, ciao! Però, guarda, Vincenzo, sì. Tutti e tre, veniamo tutti e tre qui. No, ma tieni qui perché sì. No, perché siamo qui tutti e tre, non per te. Scusa, serio, l'hai chiamato la... Un altro applauso a Vincenzo Olivieri, grazie Vincenzo! Vincenzo, guarda, scusalo, ti prego, ma purtroppo è ciao. Siamo usciti tutti e tre perché abbiamo una grande ospite che non è abruzzese. Oh. Insomma, quindi è vero, è devo vero. Dire. Hashtag Abruzzo dai. Cioè, hashtag Abruzzo dai, ricordiamolo allora, ogni tanto. Se io vi dicessi fino a te raggiungerti in ogni senso. Perdonatelo. La ricordo. Bravi, la ricordo. Bravissimi, applauso a voi, bravissimi. Ma questo è solo l'inizio. Vero, vero. Stiamo parlando di Brava. Antonella Bucci ha fatto il suo famoso esordio con appunto Amarti è l'immenso insieme ad Eros Ramazzotti. Il duetto era destinato inizialmente alla cantante statunitense Whitney Houston. Il brano viene tradotto anche in lingua spagnola e diventa un hit mondiale. Ecco, nel 1993, giusto per farvi ricordare qualcosa, partecipa al Festival di Sanremo con il brano Il mare delle nuvole, che non accede alla finale ma dà il titolo al suo album di esordio. Poi nel 95-96 animatrice musicale di Domenica Inn, nel 98 ha duettato con Loredana Bertè e Mara Venier in Si può dare di più, canzone poi inserita in Innamorandi, che è stato l'album tributo a Gianni Morandi. Nel 2000 Antonella Bucci debutta a teatro e nel 2003 partecipa a varie tappe con gli Oro,
e in tour ovviamente con Eros Ramazzotti, così dall'inizio, come insomma ho cercato un attimo di introdurre. No, vabbè, diciamo. Antonella Bucci, straordinaria artista, questa sera, in questa bella serata, hashtag Abruzzo Dai, lo voglio ricordare spessissimo, accompagnata da Daniele Fratini alla chitarra, Marcello Manuli al basso, Abramo Riti al piano, Davide Ciarallo alla batteria, hashtag Abruzzo Dai. Grazie ancora a tutti. Grazie. Grazie.
un piacere essere qui con voi stasera, davvero. Grazie per questa grande occasione. Io penso che l'abruzzese, non lo penso solo io, lo siamo, lo sa il mondo intero, è il popolo, come si dice, forte e gentile. Però aggiungerei una cosina in più: oltre ad essere forti e gentili, abbiamo un grande cuore. Abbracciamoci tutti, perché questo è. Io volevo ringraziare a Tessa, a tutti voi, Enrico, questi splendidi musicisti, tutte le persone che hanno contribuito a questo evento, per aiutare chi è stato meno fortunato di noi. Io ho vissuto tanti anni fuori, a Milano, e da qualche anno sono rientrata nella mia patria, diciamo, nella mia regione, dove sono le mie radici. Ho passato tanti anni fuori, però ho sempre fatto ritorno a casa, e non la scambierei per nessun motivo al mondo, perché poi il profumo della tua terra, delle persone che ti amano, è il richiamo più forte. Quindi è proprio questo che ci lega, no? Il richiamo proprio della vita, della terra. Poi ci sono persone meno fortunate che non possono permettersi neanche di rientrare in Abruzzo. Noi abbiamo la fortuna di far crescere questa meravigliosa terra. Il contributo di questa sera aiuterà a rinascere, perché questa è la forza, no, di questo evento, la rinascita, che non è solo mentale, perché serve anche quella, no? Superare un momento brutto e anche rinascere qui nella testa, rinascere attraverso qualcosa di grande, mattoncino su mattoncino. E per fare questa cosa io stasera volevo regalarvi un altro pezzo, un brano che fa parte un po' della cultura dei musicisti, dei grandi Toto, che sicuramente conoscerete. E il titolo è Giorgi Porgi, e volevo il vostro contributo, magari anche solo con l'ascolto fatto con occhi diversi, dove veramente riuscire a pensare con questa canzone di mandare le note nell'aria come se fossero tanti folletti all'opera a costruire tante case per chi non ce l'ha più. Grazie.
Bonucci. Grazie. Io vorrei fare una cosa insieme al pubblico, posso? Oddio, abbiamo i tempi proprio stretti, stretti, stretti. Allora, volevo fare un selfie con tutti loro. Ma che meraviglia. Con le mani alzate, perché vorrei domani o stanotte pubblicarla sul mio profilo Facebook. Va benissimo. Più o meno 23.000 persone che lo vedranno. E far vedere tutte le braccia di Atessa, delle persone abruzzesi protese verso chi ha bisogno in questo momento insieme a tutti noi. Ci state? Su con le braccia allora. Vai. Hashtag Abruzzo dai. Tutti sono, ma che belli, guarda che belli, che belli, che bravi, che belli, che bravi. L'abbiamo fatta? Meravigliosa, meravigliosa. Anche noi, guarda, mi ci infilo anch'io, eccolo. Eccoci. Vai. Ce l'abbiamo, grazie. Applauso, applauso, applauso. Grande. Grazie Antonella. Hashtag Abruzzo dai, facciamo un altro applauso calorosissimo ad Enrico Bevilacqua, ragazzi, il big boss, no, ma perché dire, il big boss di tutta quanta questa meravigliosa serata. No, perché Enrico, stasera ha convocato gente così per venire a sì, suonare, insomma, a cantare. Proprio quattro amici al bar, i primi che ha raccattato, sì. Ha detto venite da Tessa. Speriamo che questo hashtag Abruzzo dai possa diventare anche qualcosa in più, magari con qualche altro progetto, con qualche altro sviluppo. Non anticipiamo troppo. La prossima artista su questo palco è un artista assolutamente straordinario, è una delle voci più interessanti del panorama italiano, ma è un artista che ha avuto modo di farsi conoscere da Roma, in tutta Italia, in tutta Europa. È una voce straordinaria, è una voce potente, è una donna sensuale, è una dea, è una meraviglia. Lei ha avuto la fortuna e il piacere di suonare con artisti come Patch Stewart, Eric Daniel, Lele Melotti, Rosario Germano. Questa sera Sergio suonerà con... Suonerà con Stefano Sastro, che è un pianista di Roma con alle spalle grandissime collaborazioni da Alex Britti, voi lo conoscete bene anche lui, direttore musicale per oltre 20 anni, Antonello Venditti, Gianni Morandi, Siria, Gino Paoli e tantissimi altri. E poi con Roberto Di Virgilio, chitarrista abruzzese professionista dal 1987, che anche lui sta facendo un gran lavoro, vi assicuro, per Abruzzo Dai da diversi giorni. Questa sera infatti a fianco di Abruzzo Dai come direttore di palco, e sono 12 anni che suona insieme al nostro Enrico. E inoltre anche Roberto Di Virgilio con Stefano Sastro è il produttore del disco Brooklyn di Enrico Bevilacqua, un disco davvero fantastico. E poi abbiamo Lele Anastasi, che anche lui è di Roma, batterista, preferisce definirsi musicista, è molto istintivo, essenzialmente rock Lele, time incisivo, fill semplici, mai ripetitivi, suono secco e deciso, lo sentirete, rullante bordo pelle, dall'89 lui è un musicista, insomma, proprio da ieri, diciamo, tantissime collaborazioni anche per lui, dall'album Benvenuti in Paradiso, Michele Zarrillo, quindi, insomma, e tanti altri, Antonello Venditti, scrive Parla come baci per lui, tante altre collaborazioni, insomma, sono grandi musicisti con una grande regina sul palco. Lei è soul, lei è funk, lei è blues, lei è Natasha Bonacci. Bonacci!
La serata lo voglio sentire con un applauso. Abruzzo dai, di più. Ora è la volta di un duo, Nicola Oliva e Claudia D'Ulisse, chitarra e voce. Entrambi hanno collaborato con artisti di fama nazionale ed internazionale, tra i quali Vanoni, Pausini, Mannoia e altri. Il duo acustico nasce per gioco e ha sempre continuato ad evolversi. Entrambi accompagnano attualmente Laura Pausini in diversi tour mondiali e alle uscite televisive. Nicola e Claudia D'Ulisse. Buonasera a tutti. È un grande onore essere su questo palco. Io sono di poche parole. Presenterò il brano che eseguiremo. È un brano di un'artista americana che si chiama Tamia e si intitola I'm Officially Missing You. E questo è dedicato a tutte le persone che hanno perso delle persone e ne sentono fortemente la mancanza. Canada!
Claudia D'Ulisse, Nicola Oliva, grazie ragazzi, hashtag Abruzzo Dai, una serata di beneficenza. Vi ricordo che i fondi che abbiamo raccolto questa sera andranno, lo voglio ricordare, al comune di Montereale in provincia dell'Aquila. Questa sera avremmo voluto avere con noi il sindaco di Montereale, il signor Giorgi, che non è potuto venire, ha comunque mandato una piccola sorpresina per noi, quindi nel corso della serata avremo modo anche di ricevere il saluto del sindaco. Andiamo avanti con un'altra coppia di artisti e con un progetto molto particolare, molto originale. Si chiama Up and Down ed è un connubio che nasce dalla fusione di strumenti che potrebbero sembrare lontani l'uno dall'altro, un basso e una voce. Il basso è quello di Michelangelo Brandimarte, la voce quella di Claudia Pantalone. Buonasera a tutti. È bello vedere questa sala così piena e ci fa veramente piacere. Suoneremo un brano di Tim Buckley, forse il figlio è un po' più conosciuto che Jeff Buckley, era Jeff Buckley. Il brano è I Sing a Song for You. E con noi c'è anche Giacomo Salario al piano. Thank you.
song everywhere I can, just too young to know anymore. The wind covers me cold, the starry skies all around you. City malls, the worry of the people dead, all the songs they love to hear. Grandi ospiti, Claudia Pantalone e Michelangelo Brandimarte con noi, hashtag Abruzzo Dai. Pronto, pronto, pronto. Ok, siamo pronti con la prossima band. Gianni Filippone inizia presto lo studio della chitarra classica, si appassiona alla musica moderna studiando con il maestro Roberto Di Virgilio. Si sta laureando in chitarra jazz all'Università di Pescara, insieme a Frank ed Alessandro fa parte della nuova generazione dei talenti usciti dal Conservatorio di Pescara, accompagnati da Max D'Urbano, che è un musicista con grandi collaborazioni. E allora, per intero, Gianni Filippone alla chitarra, Massimiliano D'Urbano ovviamente alla batteria. Pronto, pronto. Frank D'Alessandro al basso. Per voi, hashtag Abruzzo Dai. We'll be right back.
Ciao, ciao.